Nel luglio del 1933, gli usurai mi misero con le spalle al muro. Ero fallito. Sono fallito, si ripete ossessivamente Salvatore. Non riesce a pensare ad altro. Si avvia a piedi verso il laboratorio di via Mannelli. Firenze è deserta, i turisti spariti, le carrozze trainate da cavalli che con il loro scalpiccio riempivano i vicoli e le piazze sono ferme nei posteggi. Un silenzio irreale circonda Salvatore. Un pensiero fisso non gli dà respiro. Quando arriva in via Mannelli, la realtà si manifesta in tutta la sua crudezza. La fabbrica è vuota, muta. Un grosso sigillo blocca l'ingresso. Questa è la storia di Salvatore Ferragamo, il calzolaio dei sogni. Una serie podcast realizzata da Cora Media per Museo Ferragamo. Quarto episodio. L'inarrestabile ascesa. Quando avvenni a sapere del fallimento, avevo 3 lire in tasca e 11 persone a carico. Mia madre e 2 sorelle, con i rispettivi mariti e figli, che vivevano tutti con me. Non avevo più attrezzi, forme, pelli, crediti. Per ironia della sorte, o forse per una coincidenza eloquente, era il giorno dell'indipendenza americana. È il 4 luglio 1933. Salvatore Ferragamo è davanti alla sua fabbrica fiorentina, ma non può entrare. Ricorda le bellissime creazioni che erano uscite da quella porta, ormai sigillata e inaccessibile. Ha le lacrime agli occhi. All'improvviso si accorge che sul marciapiede c'è un gruppetto di suoi operai, i più giovani tra quelli che aveva formato negli ultimi anni. Mi si avvicinarono affettuosi. Non pianga, non se la prenda così. Siamo così dispiaciuti per quello che è successo e vorremmo continuare a lavorare per lei. Lei ci ha insegnato il mestiere e non potremmo farlo in modo diverso. Non possiamo ricominciare tutto da un'altra parte. Non tutto è perduto. Salvatore sa perfettamente che la legge vieta a chi dichiara bancarotta di riprendere l'attività commerciale, ma sa anche che le sue scarpe sono apprezzate in tutto il mondo e che la gente non avrebbe smesso di acquistarle se solo lui avesse potuto ricominciare a produrle. No, non ero rovinato. Avevo degli operai che credevano in me, e avevo le mani, e avevo la testa. La bancarotta si era portata via tutto, ma non poteva privarmi di ciò che sapevo fare. All'idea segue immediatamente l'azione. Con i pochi operai rimasti al suo fianco, Salvatore allestisce un laboratorio improvvisato nel cortile di casa sua, al 15 di via Benedetto Varchi. Confida nella bella stagione. Si potrà lavorare all'aperto almeno fino a settembre e nell'arco dell'estate ci sarà il tempo di riorganizzarsi. Quella notte, Salvatore la trascorre disteso sul letto a riflettere. Si interroga sulle cause del fallimento. Ripercorre tutti gli eventi degli ultimi anni fino a quando non nascono in lui nuove consapevolezze. Presi molte decisioni in quelle ore. Decisi che nessuna macchina avrebbe mai toccato un modello Ferragamo Original. Avrei pagato i debiti fino all'ultimo centesimo. Non avrei chiesto capitali esterni, ma mi sarei finanziato da solo. Se gli altri non potevano capire i miei metodi, l'unica strada era quella di andare avanti per conto mio. Mai più le vendite si sarebbero basate interamente sulle esportazioni. E se possedere beni materiali era necessario per ispirare fiducia, ebbene li avrei acquistati. Allora forse sarei riuscito a fare il mio lavoro e avrei potuto realizzare le scarpe secondo il mio sistema, senza dover scendere a compromessi né lottare per convincere gli altri che avevo ragione. Quello fu davvero il mio giorno dell'indipendenza. Salvatore, in questo passaggio della sua autobiografia, dimostra ancora una volta la sua capacità di leggere e interpretare i tempi in cui vive. Capisce l'importanza del mercato italiano, che fino ad allora aveva trascurato. Intuisce che a Firenze lui era stato sempre percepito come un estraneo. Non aveva mai frequentato i salotti, non aveva un negozio elegante come quello di Hollywood, né una casa lussuosa dove ricevere. E soprattutto,
Mentre nel mondo le sue scarpe venivano indossate da star del cinema e principesse, in Italia erano pochissime le donne che potevano acquistare un paio di Ferragamo. Salvatore sente che per risollevarsi deve immediatamente inserirsi nel tessuto sociale della città. Entriamo nella Firenze degli anni 30 con l'aiuto di Elvira Valleri. Le sue caratteristiche attrattive erano centrate sull'artigianato e il turismo, e queste due caratteristiche si svilupperanno intensamente sotto il giovane federale Alessandro Pavolini dalla fine degli anni 20 del Novecento. Nell'idea politica di Pavolini, Firenze doveva diventare una città unica, aperta e anche internazionale, dunque in un modello eterodosso rispetto a quello che sarà la politica autarchica degli anni 30. Perché questo ruolo così, diremmo, eccentrico, eterodosso rispetto al modello del fascismo? Perché Firenze aveva una struttura di buyers, cioè intermediari commerciali, mercantili, già dall'inizio del Novecento, che continueranno ad operare all'interno della città durante il fascismo e che poi avranno una grandissima importanza nel secondo dopoguerra. È in questo clima che Salvatore avvia il nuovo corso della sua attività imprenditoriale. Il giorno dopo la chiusura della fabbrica, gli operai sono già convocati nel cortile di via Benedetto Varchi, pronti a lavorare. Non resta che trovare nuovi clienti. Salvatore viene subito ricevuto dalla moglie del proprietario del quotidiano fiorentino La Nazione. L'elegante signora aveva già acquistato delle Ferragamo da Saks a New York e da tempo desiderava delle calzature su misura. Quando Salvatore va a farle visita, ne ordina senza indugio 3 paia, anticipando il denaro necessario per realizzarle. Inoltre lo indirizza a casa di alcune amiche che sicuramente sarebbero state ben contente di commissionargli delle nuove scarpe. Fu così che il secondo giorno dopo la chiusura della fabbrica l'attività era già ripartita. Alle 2 del pomeriggio iniziamo a tagliare il primo paio di scarpe. La mia nuova vita era cominciata. Grazie all'aiuto di alcune personalità fiorentine che avevano riconosciuto il suo genio, Salvatore riacquista dal curatore fallimentare i suoi brevetti, gli strumenti di lavoro, le forme e i materiali. Il 4 dicembre 1933 fonda una nuova società intestata alla sorella Giuseppina. Salvatore si dedica anima e corpo alla ripartenza. Visto che durante il giorno non potevo mai lavorare perché le pratiche fallimentari assorbivano tutto il mio tempo, sfruttai le notti e le prime ore del mattino, quando gli operai non erano ancora arrivati. In vita mia non ho mai contato le ore di lavoro, tantomeno lo facevo in quel periodo. C'era un futuro da costruire, un futuro in cui sarei riuscito a vendere le mie bellissime scarpe in tutta Italia e in tutto il mondo, realizzando così il sogno della mia vita. Il sogno di Salvatore non tarderà ad avverarsi. Tra il 1934 e il 1936 il numero di operai aumenta considerevolmente. I debiti diminuiscono, le vendite e le esportazioni crescono a dismisura. Salvatore può permettersi di affittare 2 laboratori e un negozio in uno degli edifici più antichi di Firenze, Palazzo Spini-Ferroni. Scopriremo più avanti l'importanza che questo luogo rivestirà nella vita di Salvatore e della sua azienda. I documenti presenti nell'archivio Ferragamo testimoniano la ripresa dell'attività commerciale e delle esportazioni, la nascita di nuovi negozi e nuovi brevetti. Ce lo racconta nel dettaglio Stefania Ricci. Solo 2 anni dopo il fallimento, Ferragamo ricomincia a brevettare le sue invenzioni e riprende appieno i rapporti commerciali con l'estero, di cui abbiamo tantissimi documenti nell'archivio Ferragamo. Importantissimo è il contratto che firma il 18 settembre del 37
con il department store americano Saks Fifth Avenue per una produzione, l'invio di 5.000 paia di scarpe l'anno. Ma la particolarità dell'accordo è che Ferragamo può firmare le sue scarpe e nel contratto Ferragamo vuole anche che ci sia una tutela dell'allestimento all'interno del negozio della sua produzione. Chiaramente l'importanza di questo contratto con Saks è testimoniata dal fatto che dal 1937 la presenza dei modelli Ferragamo su Vogue America, su Harper's Bazaar, è costante. Parallelamente comincia ad aprire nuovi negozi. Roma in via Condotti, l'anno successivo è la volta di Milano. Nel 1938 viene aperto il negozio di Londra ed è documentata anche una sua attività a Berlino. In questi anni così intensi, Salvatore non si concede mai un giorno di riposo. La sua vita si svolge tra casa, laboratorio e negozio. Sono tempi difficili per tutti e Salvatore conosce il valore dei suoi privilegi. Alla fine del 1933 ero in grado di pagare il servizio di una carrozza che mi portava a casa all'ora di pranzo e poi mi riportava al negozio. La strada era lunga e la carrozza era una gran comodità. E non si poteva dire che fosse una spesa pazza, perché Pietro, il conducente, mi chiedeva soltanto 2 lire. Pietro mi portava a casa, mi aspettava mentre pranzavo e mi riaccompagnava al negozio. Per quanto ci fossero molte bocche da sfamare, non potevo permettere che il mio autista aspettasse fuori a digiuno. Perciò gli facevo portare un piatto di spaghetti, la carne o qualsiasi cosa avessero preparato per pranzo. Questo è Salvatore Ferragamo, un imprenditore che è caduto e ha saputo rialzarsi senza mai perdere la dignità, ma soprattutto l'umanità e l'empatia. Oh, Etiopia! Abbiamo pazientato 40 anni! Ora basta! È il 2 ottobre 1935, quando l'Italia dichiara guerra all'Etiopia. Alla Lega delle Nazioni, invece di riconoscere il giusto diritto dell'Italia, si osa parlare di sanzioni. Il 7 ottobre, la Società delle Nazioni condanna l'attacco italiano e il 18 novembre l'Italia viene colpita da sanzioni economiche, come ci spiega Elvira Valleri. Dopo l'aggressione italiana all'Etiopia, la Società delle Nazioni, l'organismo internazionale che dovrebbe garantire la pace, decreta le sanzioni contro l'Italia. Vengono bloccati i rifornimenti di materie prime destinate all'industria bellica italiana e in questa occasione arriva a sostenere l'Italia economicamente e diplomaticamente la Germania nazista, con la quale l'Italia firmerà nell'ottobre del 1936 un primo accordo che è l'asse Roma-Berlino. Le sanzioni economiche colpiscono anche l'attività di Salvatore. Le esportazioni subiscono una battuta d'arresto e intere partite di scarpe destinate al mercato americano devono essere riadattate al gusto della clientela italiana, fortunatamente sempre più numerosa. Salvatore, infatti, è riuscito a raggiungere alcuni degli obiettivi che si era prefissato dopo il fallimento, tra cui quello di avere a disposizione un negozio lussuoso all'interno di Palazzo Spini Feroni, dove accogliere i clienti. Già molto tempo prima di stabilirmici, amavo Palazzo Spini Feroni e pensavo che fosse uno dei più belli di tutta Firenze. Dominava l'incantevole ponte di Santa Trinita, purtroppo distrutto dai tedeschi in ritirata durante l'ultima guerra. Palazzo Spini Feroni è un palazzo molto importante per la storia della città, sia per la posizione via Tornabuoni però sul fiume, e sia anche per la sua antichità. È rappresentato in tutte le vedute dalla fine del 200 e tutte le vedute di Firenze. Era stato costruito nel 1289 per volontà degli Spini, banchieri,
del Papa Bonifacio VIII, ma anche banchieri del re d'Inghilterra e del re di Francia, e era il palazzo in assoluto più grande dopo Palazzo Vecchio. Ha una storia incredibile perché è una città dentro la città. Nell'Ottocento, ad esempio, dal 1834 al 43, è stato uno degli alberghi più importanti di Firenze, l'Hotel d'Europe, dove ha soggiornato il cancelliere Metternich e lo zar Alessandro di Russia, ed è stata la sede del comune di Firenze dal 1865 al 1870, quando Firenze era capitale d'Italia. Quindi non c'è forse da stupirsi se mentre studiavo la proposta d'affitto per i locali in cui avrei trasferito la mia attività, sentii forte il desiderio di acquistare Palazzo Spiniferoni. Ma ero un fallito non ancora riabilitato, quindi accantonai quell'idea. Era solo un sogno. Chiunque si fosse trovato nelle condizioni economiche di Salvatore non avrebbe mai pensato di poter acquistare un edificio come Palazzo Spiniferoni. Ma Salvatore non è chiunque. E andando contro al suo avvocato e anche al buon senso, decide di accettare le condizioni di vendita dettate dal proprietario. Il prezzo totale dell'immobile era di 3 milioni e 400 mila lire, di cui poco meno di 2 milioni da pagare con un mutuo e il restante 1,5 milioni da saldare a rate. Salvatore, lavorando notte e giorno, riesce a tenere fede agli accordi che gli avrebbero permesso, nel 1942, di diventare ufficialmente il proprietario di Palazzo Spiniferoni. La consapevolezza del trionfo mi invase con una forza infinita. Rimasi per un po' in via Tornabuoni, fermo a guardare il mio palazzo. Ancora incredulo, sentivo montare dentro di me una felicità indescrivibile. Salvatore, dopo l'investimento di Palazzo Spiniferoni, decide che è arrivato il momento di comprare una casa. Ha le idee molto chiare su ciò che vuole. La sua nuova residenza dovrà essere una villa sulle colline di Firenze. Dovrà guardare verso il sole e avere intorno un po' di terra da coltivare. Per individuarla, sale a Piazzale Michelangelo con un binocolo ed esamina attentamente la collina di Fiesole. Dopo aver passato in rassegna molte dimore lussuose, finalmente ne scorge una che fa al caso suo. È il Palagio, una villa risalente all'XI secolo, un luogo ricco di storia. Salvatore non perde tempo, si presenta direttamente al proprietario e conclude l'affare. L'effetto di questi acquisti così splendidi fu interessante e per certi aspetti quasi grottesco. I banchieri smisero di evitarmi, anzi, mi si rivolgevano con grande deferenza. Molti trovavano la mia storia affascinante. Gente che non mi rivolgeva la parola da anni fece ogni sforzo per riallacciare gli antichi rapporti. Altri che non avevo mai incontrato in vita mia mi avvicinavano per strada come fossimo buoni amici. Il palazzo e la villa mi appartengono. Sono parte della mia vita e del mio lavoro, ma non hanno per me un valore intrinseco come per gli altri. A me basta poter lavorare nel palazzo e riposarmi a casa mia. È il 21 luglio 1939 quando il Tribunale di Firenze cancella Salvatore dall'albo dei falliti. Nel dicembre dello stesso anno nasce una nuova società, la Salvatore Ferragamo. In soli 6 anni, dal 1933 al 1939, Salvatore è passato dalla bancarotta al successo, da nullatenente a proprietario di un palazzo e una villa, da sconosciuto a personaggio di spicco nella società fiorentina. Non serve chiedersi come ha fatto. La risposta è sempre la stessa. Ha seguito la sua vocazione e la sua genialità. Ha compiuto un ulteriore passo verso la realizzazione del proprio destino, continuando a fare scarpe. Scarpe meravigliose, comode, originali. Scarpe mai viste prima. Scarpe nate dalla crisi e dalla difficoltà di quegli anni in cui tutto stava cambiando. Non dobbiamo fingere di ignorare le eventualità di domani. A sanzioni di carattere economico risponderemo con la nostra disciplina, con la nostra sobrietà, col nostro spirito di sacrificio. I materiali d'eccellenza dai quali dipendeva la qualità del mio lavoro sparirono dal mercato.
costringendomi a improvvisare. Ma da questa improvvisazione forzata nacquero due delle mie idee più fortunate, derivate rispettivamente da una scatola di cioccolatini e da un tocco di sughero sardo. Nessuno fino ad allora aveva mai pensato di fare scarpe con il sughero. Ma soprattutto, che cosa farà Salvatore con la carta dei cioccolatini? Salvatore Ferragamo, il calzolaio dei sogni. Un podcast realizzato da Cora Media per Museo Ferragamo. Scritto da Rosella Bettinardi. Cura editoriale Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Hanno partecipato Stefania Ricci, Elvira Valleri. Voce di Salvatore Ferragamo, Emanuele Ruzza. Voce narrante Chiara Colizzi. Per Museo Ferragamo. Supervisione editoriale Stefania Ricci e Ludovica Barabino. Coordinamento editoriale Paola Gusella. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Licciotti. Fonico di studio a Firenze Francesco Foderà per Voxon. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli.